Ma lo zucchero fa veramente tanto male? È un veleno? È dannoso per la nostra salute? Una domanda ricorrente al giorno d'oggi. Oggi guardiamo 5 motivi per i quali io credo che lo zucchero sia molto nocivo per la vostra salute. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Oggi, come promesso qualche tempo fa, volevo tradurre uno dei miei primi video, quelli che ho realizzato solamente in inglese. Ne ho un altro da tradurre, e che sono altri 5 consigli per evitare gli attacchi di fame e che uscirà la prossima settimana. Ma oggi ci concentriamo su questo, su 5 motivi per cui penso che lo zucchero sia nocivo. Ho pensato di tradurre questo video e quello degli attacchi di fame perché ho visto che è stato considerato un argomento molto interessante per quanto riguarda anche il numero di visualizzazioni. Poiché ho detto, perché non farlo anche in italiano? Magari piace. Per cui partiamo prima dalle basi. Che cosa è lo zucchero? Bene, il cosiddetto zucchero è in realtà il saccarosio. Il comune saccarosio è un disaccaride, cioè è composto da 2 singole molecole che sono unite a loro, tra loro appunto formando il saccarosio. I 2 monosaccaridi che compongono il saccarosio sono il glucosio ed il fruttosio. Per parlare in termini calorici, 100 grammi di saccarosio contengono circa 400 kcal e per essere più precisi 392, per cui è decisamente calorico ed è capace di dare al nostro organismo una fonte, diciamo, istantanea di energia che è immediatamente utilizzabile in quanto il nostro organismo è capace di metabolizzarlo e di scenderlo molto molto velocemente. Questo crea purtroppo all'interno del nostro circolo sanguigno dei picchi di insulina. Ci sono 2 principali fonti per la produzione dello zucchero, del saccarosio. La prima è la canna da zucchero e poi, susseguentemente, la barbabietola da zucchero. Dunque, perché è così importante capire gli effetti che ha lo zucchero sulla nostra salute? Beh, le ragioni sono molteplici, ma anche semplici. Il saccarosio è una fonte di calorie vuote. Cosa significa? Beh, in pratica vuol dire che, a parte le calorie che fornisce, non è fonte di nessun'altra un altro micronutriente o macronutriente, come ad esempio sali minerali o vitamine, in quanto fornisce solo ed esclusivamente istantanea energia da utilizzare subito. Questo fattore purtroppo aumenta la possibilità dello sviluppare varie patologie ed è per questo che lo zucchero viene considerato al giorno d'oggi una sorta di cancro. Ha un sapore buono per il quale il nostro palato, diciamo, si è abituato attraverso gli anni ed è talmente abituato e assuefatto che quando proviamo a ridurlo oppure ad eliminarlo completamente sentiamo un certo senso di insoddisfazione. Ma questo purtroppo non è il vero problema. E sapete perché? Perché il vero problema non è in realtà lo zucchero aggiunto da voi, e intendo quello che mettete ad esempio, non so, nel caffè o nel tè, o quello che aggiungete voi nelle vostre torte, quelle che preparate a casa vostra. In realtà il problema è un altro. Anche se voi non lo aggiungete a niente, siete comunque continuamente ingerendo e bombardate da zucchero senza saperlo. Tutte le preparazioni industriali, le bevande gassate, gli yogurt, i succhi di frutta e chi ne ha più ne metta sono carichi di zucchero aggiunto. E questo lo possiamo sempre controllare attraverso le etichette che per legge devono sempre dichiarare e riportare il valore dello zucchero contenuto. Ma com'è possibile tutto ciò? Prendiamo in considerazione una bustina di zucchero. Pesa circa 4 grammi, quindi quasi un cucchiaino di zucchero. Per arrotondare consideriamo circa 16 kcal per ogni singola bustina. Questo vuol dire che se aggiungiamo una bustina di zucchero o un cucchiaino di zucchero al nostro caffè, ad esempio, ingeriamo circa 16 kcal. Se ci pensiamo, non è tanto comparato alle 2000 circa kcal che ogni individuo adulto in media dovrebbe ingerire giornalmente. Ma se prendete ad esempio una lattina di Coca-Cola, una bevanda gassata, questa contiene circa 35 grammi di zucchero, per cui 140 kcal. Capite benissimo che se a fine di giornata vi siete fatti 2 bottigliette da mezzo litro di Coca-Cola, come vedo fare qui spesso in Irlanda, ad esempio, dove vivo, si fa in un attimo a raggiungere un eccesso calorico. Volevo darvi questo termine di paragone per farvi capire quanto sia semplice farsi del male da soli senza accorgersene. Ma ora passiamo in rassegna i 5 motivi per i quali credo che lo zucchero sia molto dannoso per tutti noi. Numero 1. Può causare un incremento del peso e di obesità.
e immagino che tutti voi vi aspettaste questo punto in cima alla lista. Il tasso di obesità è in crescita continua. Noi europei, e soprattutto noi italiani, siamo sempre lì a pensare che sia solo un problema che vediamo ad esempio negli Stati Uniti d'America e pensiamo quindi di essere esenti da questo problema, ma vi assicuro che non è assolutamente così. Il problema si sta diffondendo, diciamo, a macchia d'olio dappertutto, perché lo zucchero è presente per esempio nelle merendine, nei biscotti, nelle bibite gassate, nei succhi di frutta, e tutti questi sono colpevoli fondamentali di questo problema. E l'obesità non è solo da pensare come un problema semplicemente estetico, che in realtà è l'ultimo dei problemi. Non si hanno problemi solo con i vestiti nuovi. È un peso eccessivo che induce a una maggiore pressione sugli organi interni, ad esempio, o soprattutto sulla struttura scheletrica e sulle giunture, che possono causare a lungo andare delle fratture, e inoltre la possibilità di sviluppare una resistenza insulinica è solo dietro la porta. Numero 2. Aumenta il rischio di malattie cardiache. L'obesità porta, oltre alle problematiche prima citate, anche un incremento dei depositi adiposi all'interno del nel nostro organismo, che possono creare dei grumi, ad esempio, nelle vene o nelle arterie. Il rischio di infarto o di un ictus aumenta in maniera esponenziale in questo caso. Anche la pressione sanguigna tende ad aumentare, appunto per la diminuita capacità dei nostri vasi sanguigni. Portando ulteriore stress al nostro sistema cardiocircolatorio, aumenta la possibilità di avere quindi arresti cardiaci. E diventa molto più semplice, diciamo, anche risentirne a livello respiratorio. Anche la respirazione ne risentirà, diventando sempre più affannosa e quindi risultando, diciamo, uno stress eccessivo per il nostro sistema respiratorio, che è sempre interconnesso con quello cardiocircolatorio, in quanto i due lavorano sempre in simbiosi. Numero 3. Aumenta il rischio di sviluppare dei tumori. C'è uno studio condotto nel 2012 che ha preso in esame 436.000 soggetti ed ha trovato una stretta relazione fra il consumo eccessivo di zuccheri all'interno della dieta e dell'incremento dello sviluppo di tumori all'esofago, del tumore all'intestino e del tumore pleurico. Ci sono altri studi in corso fra queste connessioni per trovare altre possibili interazioni fra l'eccessivo utilizzo di zucchero e lo sviluppo di tumori. Si tratta di un campo molto vasto, vastissimo, ed è inoltre molto complesso. Il link di questo studio ve lo lascio qui sotto nella descrizione del video. È in lingua inglese, però credo che sia abbastanza comprensibile. Numero 4. Aumenta gli stati depressivi e riduce i termini di energia interiore. Un ulteriore studio, ancora più recente, condotto nel 2015, per il quale troverete anche per questo il link della descrizione del video, ha studiato circa 70.000 soggetti. È stato rilevato che ad un incremento dello zucchero nella dieta corrispondeva un innalzamento degli stati depressivi comparati ai soggetti che invece avevano un consumo molto ridotto di zucchero. Inoltre lo zucchero drena energia dall'organismo. Sembra una affermazione controsenso, considerando che invece lo zucchero è una unica fonte di energia istantanea, ma la spiegazione è molto semplice. Quando noi mangiamo cibi contenenti un alto indice glicemico e tanto zucchero, si crea un picco insulinico, che è quasi istantaneo, come dicevo prima, ma si tratta di una sensazione temporanea. Infatti, non appena lo zucchero viene metabolizzato, si risente in noi una sensazione di, diciamo, di spossatezza e di stanchezza, e questa è la ragione per cui quando si mangia del cioccolato al latte, per esempio, che è pieno di zucchero, si beve una lattina di Coca-Cola o di un'altra bevanda gassata, ci si rende felici ed energici subito, ma poi una volta passato il picco insulinico ci si sente di nuovo stanchi ed affamati. Se vi capita, provate a farci caso. Numero 5. Impatta la salute dentale. Le carie sono sempre connesse all'eccessivo uso di zucchero. Se poi non avete cura dei vostri denti, vi saluto. I batteri che vivono nella nostra bocca si cibano appunto di zuccheri. Quando la carica batterica digerisce gli zuccheri, rilascia nel nostro organismo un bioprodotto della fermentazione di questa metabolizzazione, che sono acidi. Lo smalto dei denti viene appunto attaccato da questi acidi prodotti dai microrganismi, e questi causano la demineralizzazione degli strati esterni dello smalto dei denti. Non vi piacerà il risultato sicuramente. Se avete avuto mal di denti in passato, sapete cosa intendo. Sono una delle cose forse più dolorose che io conosca dopo il parto. Cioè, non è che io abbia partorito in passato, ma insomma, ci siamo capiti, dai. Inoltre non vorrei rovinarvi il vostro bel sorriso, no? Bene, quindi in conclusione, l'utilizzo eccessivo di zucchero nella vostra dieta è sicuramente qualcosa che può impattare negativamente la vostra salute. Per cui bisogna consumarne poco e magari trovarne delle alternative. Per le alternative vi consiglio di guardare il mio video apposito che ho fatto uscire su YouTube e su Facebook qualche tempo fa, e per il quale vi lascio il link nella descrizione e che trovate anche qui
da qualche parte di fianco a me, non so dove lo metterò. Cliccate per scoprire tutte le migliori alternative al saccarosio. Bene, anche per oggi la mia ve l'ho detta. Scegliete di ridurre drasticamente il consumo di zucchero. Riabituate il vostro palato al gusto dolce e naturale delle cose normali, come ad esempio la frutta. Lo apprezzerete molto di più e ci metterete pochissimo tempo, al massimo una settimana, per non sentirne più il bisogno. Oppure, come dicevo prima, valutate delle alternative un po' meno dannose. La video ricetta di questo sabato non so su cosa sarà. Facciamo una cosa che sarà una sorpresa, dai. Beh, la scelta la potete lasciare anche a voi. Cercate di darmi qualche consiglio. Io ci conto, magari potete mandarmi un'email sul mio indirizzo info@atmifood.com o magari potete anche lasciarmi un commento nell'apposita sezione qui sotto. Vi ricordo anche che tutti i miei video, tutti, quasi tutti, sono pubblicati come podcast, per cui solo audio, nel caso in cui vi stanchiate a guardare questa faccia calabrese, ma non abbiate tempo neanche di guardarla e volevate solo ascoltare il podcast mentre fate dell'altro. I miei podcast li trovate sia su Spreaker che su Spotify che su iTunes e basta che cerchiate Pasquale Liganello, che sono sempre io. Vi ricordo che sono anche su tutti i social networks come Facebook, Instagram e Twitter e poi su Facebook, dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che lasciare un like e iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche vi costa solo un secondo e non vi consuma il polpastrelli. Mi aiuterete a portare questo mio messaggio salutista a più persone possibili. Se siete curiosi su chi io sia e su cosa faccia, potete visitare anche il mio sito internet www.healthmefood.com, dove troverete anche la lista di tutti i servizi che offro come nutrizionista, anche con delle sessioni via Skype per voi che siete lì in Italia. Bene, credo di non avervi altro da dire, eccetto la cosa più importante di questo video, che è eat well, live well and smile, e ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao!